Disamistade in sardo significa disamicizia e per estensione faida. Questa canzone è l'unica dell'album che è in antitesi con le altre 8. È in contrasto perché le altre canzoni parlano di solitudine e dei benefici della medesima. Questa invece parla dell'uomo braccato, l'uomo che è costretto a vivere in spazi ristretti. Il tempo corre, i destini si sparigliano, la gente si guarda e finisce per invidiarsi. Dall'invidia nascono le disamistade, le faide. Naturalmente, allargando il concetto, si arriva anche ad esaminare le problematiche di quelle che sono guerricciole o addirittura guerre. La canzone è e vuole essere universale, nel tratteggiare queste cause leggere che generano così tanta sofferenza. E questo vale sia per le liti di vicinato, sia appunto per le guerre. Il testo della canzone è molto poetico e ricco di immagini e riesce a sottolineare con maestria questi aspetti intimi ed emozionali. Già dai primi tratti, questa gente divisa, questa storia sospesa, con poche parole raffigura i due gruppi che stanno vivendo una storia non ancora completata e si confrontano da vicino, a misura di braccio, a distanza di offesa. Sono due famiglie disarmate di sangue, perché ormai già tanto, troppo ne è stato versato. Immerse nella propria rabbia, le parti non riescono a immaginare che anche l'altro soffre come loro. Infatti, per tutti il dolore degli altri è un dolore a metà. Quest'odio inizia spesso con cause leggere, come un cane abbattuto senza sapere da chi, un'ombra di passo, che innesca la ripicca di un omicidio sulla strada di casa, che diventa fatalmente e tristemente un'assenza apparecchiata per cena. La vita diventa pesante per tutta la gente coinvolta. Ogni rumore suscita apprensione e timore. Si insinua persino l'incertezza del futuro, il timore che il nemico pretenda un'altra persona innocente. E se c'è qualche timido tentativo tra persone di gruppi opposti per trovare un modo di vivere senza dolore, è destinato a interrompersi, ad essere come un riposo del vento, un odiare a metà. In questa situazione, l'autorità, se e quando interviene, è probabile che faccia più male che bene, andando a colpire l'ultimo gesto, l'ultima reazione, probabilmente ingiustamente. Tutti vorrebbero tornare indietro nel tempo, quando non c'erano differenze, invidie, rivalità, prima, molto prima, che il tempo sparigliasse destini e fortune. Ma questa è la disamistade, la gente divisa che vive una storia mai conclusa.